Hey guys, eccoci qui in questo nuovo video. Benvenuti qui da, come potete vedere, in una nuova schermata, come dire, in un nuovo gioco. Potete vedere la mia chitarra dallo schermo e siamo qui per la prima volta su Rocksmith per fare un gameplay di questo fantastico gioco che praticamente, in poche parole, si può in questo gioco è possibile collegare la propria chitarra reale alla PlayStation 3 o alla Xbox 360. In questo caso siamo su PlayStation 3, con la schermata che del gioco, vedete in inglese perché io questo gioco l'ho preso un anno prima che uscisse in Europa, perché in America è uscito un anno prima e quindi ce l'ho in inglese perché l'ho ordinato dall'America per averlo un anno, perché in Europa è uscito un anno dopo. Quindi per la prima volta andrò a suonarvi una canzone qui su Rocksmith, sperando che questo gameplay vi piaccia. Se vi piace, fatemelo sapere nei commenti, come sempre. Io non sono un genio della chitarra, non è che sono bravissimo, però diciamo me la cavo un po', stesso avendo fatto lezioni da autodidatta e anche aver giocato tanto a Rocksmith, perché Rocksmith ti insegna proprio a suonare la chitarra, o almeno le basi, quindi e anche suonare proprio le canzoni. Quindi andiamo a vedere un po' come funziona. Andiamo a suonare la prima canzone. Non parlerò durante la canzone, logicamente, perché sono concentrato sulla chitarra. Ho messo appunto la webcam che registra per farvi vedere come si muovono le dita sulla chitarra. Quindi, sperando che questo gameplay vi piaccia, andiamo a scegliere la canzone. Ho scelto la canzone, diciamo, simbolo del gioco, che ha fatto pubblicità al gioco. Ed è una bella canzone, cioè non semplicissima e nemmeno difficile da suonare. E sono i Black Keys con la canzone I Got Mine. Eccola qui, come la sentite in sottofondo. Quindi andiamo a suonarla e vai con la canzone. L'arrangiamento normale, perché si può scegliere sia single note che l'arrangiamento. Come potete vedere, io sono a livello 11, perché l'ho giocato tantissimo, è uno dei miei giochi preferiti. Per farvi capire, stile Guitar Hero, però con le tab, cioè che ti scorrono sullo schermo, non i tasti a casaccio, ma suonate la canzone proprio come si suona nella realtà. Questo è Rocksmith normale, adesso c'è anche la versione 2014 che sto cercando di recuperare, quindi vedremo se questo gameplay vi piace. Avrò più voglia di comprarlo per farvi vedere anche i gameplay. Quindi andiamo a fare la cambo, cioè l'arrangiamento normale, un'esibizione normale. Eccola qui che si parte, ed ecco il caricamento. Durante il caricamento già si può suonare. Quindi eccoci qui pronti per suonare la canzone. Adesso ci farà fare l'accordatura, il test di accordatura per vedere se la chitarra è accordata. Giusto per farvelo sapere, io sono Jonathan, non Salvatore. Questo gameplay è fatto da me. Eccola qui, si fa vedere, si suona ogni corda, fai con una plettrata ogni corda per vedere se la chitarra è accordata. La prima va bene, anche la seconda, la terza, la quarta, la quinta e sesta. Ecco qua, quindi si parte con la canzone, ragazzi. Yeah.
Ragazzi, è finita la canzone. Da come avete potuto vedere, era più o meno quasi la canzone proprio come si suona nella realtà, perché dovete sapere che il Rocksmith si basa al tuo livello. Quindi quanto sei bravo a suonare, ho fatto 94.000, non è male. Quanto sei bravo a suonare, così ti butta le note sullo schermo, come dire. Quindi se io ero super mega scarso, mi uscivano giusto un paio di note. Mi ho fatto questa canzone più volte, quindi Rocksmith sa che l'ho imparata, diciamo, e quindi mi fa uscire proprio la canzone quasi completamente le note, anche se mancava qualcuno. Per esempio, alla fine non c'erano tutti gli accordi, ma mi sono uscite le note singole, soprattutto l'ultima corda, cioè quella in alto, solo quella, non tutto l'accordo, appunto perché magari quella parte l'ho sbagliata più volte. Quindi Rocksmith mi mi rende più facili le cose. Quindi spero che il gameplay vi sia piaciuto. La prossima volta magari faremo un'altra canzone. Ci sono tantissime canzoni. Se vi piace talmente tanto e se i gameplay vanno bene, posso comprare, comprerò anche la versione 2014 di Rocksmith, che è molto migliorata e tante belle cose. Spero che il gameplay vi piaccia. Se vi piace, mi mettete un bel mi piace. Mi piace. Sotto il video. Se invece non vi è piaciuto, come sempre, da Rocksmith e tutti i cantanti che sono in Rocksmith. Madonna. Grazie ragazzi, da Jonathan Amendola e Amendola Brothers. Ciao, adio.